Siti produttivi, un fatturato di oltre 100 milioni di euro. San Marco Group è leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l'edilizia professionale. Nel quartier generale di Marcon, in provincia di Venezia, è evidente la dinamicità di questa realtà fortemente radicata nel territorio. Una storia iniziata più di 80 anni fa con Pietro Tamburini, che aprì il primo magazzino per la vendita di polveri colorate. Fonda una piccola attività e si chiamava Pietro Tamburini A, e questo a Treviso all'inizio, e le cose andavano bene, erano tempi difficili, ma chi aveva voglia di lavorare riusciva a fare. Quindi si trasferisce da Treviso a Mogliano Veneto e proprio perché le cose andavano bene decise di coinvolgere sua figlia, quindi la seconda generazione, Alessandrina Tamburini. Quindi Alessandrina aiuta il padre ed è stata proprio lei a trasformare nel tempo la piccola ditta, la piccola bottega in un'azienda industrializzata, fondato con l'ufficio San Marco S.P.A. da Pietro Tamburini A. Registrato il marchio attuale, il marchio con il leone di San Marco, e ha trasferito l'attività nella sede attuale di Marcon. Quindi ha allargato l'attività, e questo agli inizi degli anni 60. Dopodiché entra la terza generazione, il figlio Federico Geremia, questo tra gli anni 80 e gli anni 90, e Federico, mio padre, inizia il progetto di internazionalizzazione dell'azienda. All'epoca era un'attività pionieristica. Da lì una crescita inarrestabile, la conquista dei mercati con il brand San Marco, che diventa celebre anche all'estero, sino agli anni 2000, quando trova spazio anche la quarta generazione con Pietro, Mariluce e Marta. Cerchiamo con i nostri, diciamo, collaboratori a proseguire questa eredità, questa bella eredità, questa bellissima storia, anche, diciamo, ai tempi d'oggi e ovviamente con uno sguardo al futuro. E siamo tutti entrati, diciamo, facendo una gavetta ai tempi del liceo. Venivo ad aiutare in estate, entravo proprio in fabbrica, nella linea di confezionamento, proprio per imparare proprio dal basso questo lavoro. Una generazione fresca e intraprendente che sta portando novità e innovazione, senza dimenticare mai la mission del gruppo, ad iniziare dall'attenzione alla sostenibilità, declinata in diversi ambiti. Siamo molto attenti al patrimonio artistico e culturale del nostro territorio, l'organo della Basilica di Salute, che l'abbiamo ristrutturato, piuttosto abbiamo ristrutturato le colonne napoleoniche di Piazza San Marco, e da recente, dello scorso anno, abbiamo iniziato anche una partnership con la Fondazione Cini. E poi la grande attenzione alle persone e ai collaboratori ha portato alla creazione di uno strutturato sistema di welfare. Noi adesso siamo qui in una sala del caffè della nuova mensa aziendale, che viene chiamata ristorante, che è un luogo nuovo, inaugurato lo scorso anno, dove i nostri dipendenti possono pranzare. Abbiamo lanciato lo scorso anno il bonus bebè, dove il dipendente, una volta che ha un figlio, riceve 6.000 euro, 3.000 euro alla nascita, 2.000 euro al primo anno e 1.000 euro al secondo. Ma non ci siamo fermati a questo, perché il premio di produttività che il dipendente riceve dall'azienda può essere maggiorato del 5% se la persona fa 40 ore di volontariato all'interno dell'anno. Un'azienda molto dinamica, con una crescita esponenziale in Italia e all'estero. Recentemente avete anche acquisito due società statunitensi, ampliandovi ulteriormente. Il gruppo continua a crescere, abbiamo come tutte le aziende del nostro territorio affrontato delle crisi, delle difficoltà di mercato. Siamo riusciti a superare queste difficoltà e a crescere ogni anno, in Italia e all'estero. In Italia grazie allo sviluppo dei nostri clienti, all'estero acquistando nuovi mercati. Quali sono oggi le tendenze di mercato? Sicuramente sono quelle di andare su prodotti sostenibili, quindi il consumatore finale che passa sempre più tempo a casa, spesso anche lavora, vuole avere prodotti sostenibili, che non hanno odore, che riescono a
a essiccare in tempi rapidi e che hanno anche un gusto estetico gradevole anche di tendenza. E cerchiamo anche di dare delle performance tecniche che permettono di eseguire i lavori in poco tempo. Abbiamo un anno che è appena partito, abbiamo fatto 3 mesi impegnativi e adesso inizia la stagione, quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di produrre prodotti di qualità con rispetto all'ambiente e con un'attenzione appunto, come dicevo, alle persone. E il mio augurio è quello che, diciamo, mie sorelle, io e i nostri collaboratori possiamo portare questo sogno che è iniziato più di 80 anni fa anche per i prossimi 80 anni. Solide basi per un futuro ricco di continue evoluzioni e successi.